E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati su Ark Survival Evolved, puntata numero 23 se non vado errato. Quello che vedete qua sotto ragazzi è la nostra nuova base, ancora under construction, ancora work in progress come volete. E ve la presento un attimo, vabbè, semplicemente sono dei muri di legno al momento perché raga richiede l'infinità di risorse che vanno, seguono il perimetro. E poi si vanno a chiudere qua. Dobbiamo ancora finire, mancano giusto un paio di muri per poi chiuderla definitivamente. Dovremmo andare a creare almeno un altro strato di muri per essere al sicuro anche dai predatori più grossi. Allora, quello che andremo a fare oggi ragazzi, andremo a tamare, quindi ad addomesticare il triceratopo come prima e anche il parasauro, mentre che qua lo andiamo a fare ragazzi, perché ci serve assolutamente un erbivoro che possa raccogliere le bacche al posto nostro, per poi poterci permettere di andare ad addomesticare animali più grandi. Mi servono i narcotici, ma in poche parole. Dunque, siccome proprio scarseggiamo di narcotici, andremo di fionda proprio alla vecchia maniera. Oh, partiamo con il mio bel... bello scheggia. Ci mettiamo qua sopra. Non è velocissimo, anzi guardate che famo. Scheggia mo, lo mettiamo in passivo raga, perché se mo ci vede attaccare questo parte e poi mi rompe le balle. Quindi non sta, no, postura, mettiamolo passiva. Ok, diciamogli di starsi fermo e partiamo. Andiamo va. Triceratopo, tra l'altro siamo fortunati che è anche un esemplare. E che cazzo, levati, porca miseria. È un esemplare singolo. Salve, ricordo purtroppo che ragazzi, oh cazzo sei veloce, porca sei veloce. No, forse ho avuto una bruttissima idea. Cazzo, scheggia, vieni. Scheggia, scheggia, cazzo va. No, che idea di merda. No, che idea di merda, aspetta, aspetta. No, no, non mi serve scheggia, raga. Mi serve scheggia assolutamente. Sì. Lo sta? No, scheggia. E che cazzo scheggia pure tu? Iniziamo malissimo. Come cazzo non l'è finito? No, no, no. Allora. Cambiamo. Che è? Ah, disidratato. Aspetta, ma vado bene. No, non mi distrugga tutto. Porca miseria, ci ho messo 3 ore per... Ma porca. Sto stronzo di un triceratopo. Allora. Aspetta. Allora, no. Cambiamo strategia, raga. Ma che bastardo. Cambiamo strategia. No, no, scheggia, tu stati fermo, per favore, non ti muovere. Che mira di merda. Vabbè, oh. Mentre lui si accanisce con le porte. Tra l'altro deve essere un livello basso perché già sta sanguinando, quindi... Eccola, perfetto. Scheggia, tu stai pronto, eh. Sei affamato. Pure. Nient'altro. Ragazzi, ricordo che se moriamo qua è finita tutto, perciò siamo a te. Oh cazzo! No, si è svegliato. Scusi, non volevo. Scheggia. Salvami tu, scheggino. Salvami tu, grazie. Ma qua sopra ci arriva? Scusi, se io mi posteggio qua. Ma posso usarla? No, sarebbe stato troppo figo, giustamente. Scusi, posso? Mi prende? Vediamo. Lei resti così, signor triceratopo, che noi andiamo d'accordissimo, proprio d'amore e d'accordo. Resti così, non si muova, eh? Resti, bravo, resta. Spero che non ci vogliono 600.000 pietre. Aspetta, tu scheggia, resta fermo, non ti muovere pure tu. Don't move. Allora ragazzi, mentre cerchiamo di abbattere questo stronzone, vi dico che al momento abbandoniamo la serie di Ark Live. Perché? Perché sono rientrato nel server. Ovviamente la casa è distrutta. Sta scappando. Scappa! Lo stronzo scappa! No, scheggia, tu mi devi seguire però adesso. La casa, dicevo, era distrutta. Lo pterodattilo era ucciso. Era stato ucciso. Perciò diciamo ragazzi che al fine di evitare due serie praticamente identiche tra questa e quella. Oh cazzo, sta tornando alla carica. No, dove sta? Dov'è?
Che famo? Giro giro tondo. Ah, tre. Dove? Eccolo. Dai, su, non mi fare perdere tempo. Porca miseria. Aspetta. Che fa? Torna? No. Sì, torna. Torna, torna, torna. No, cazzo, sta caricando. Oh, cazzo, sta caricando. È velocissimo quanto carica. Dov'è scheggia? Scheggia, scheggino. Scheggia, scheggino. Cazzo, scheggia, però, porca pu... Aspetta, lo faccio fermare perché sennò questo... un attimo, Oh, mazza se è complesso il triceratope. Non me lo ricordavo così tignoso, onestamente. Aspetta, aspetta, forse si è bloccato. Stava scappando però prima. No! No, scheggino, scheggino. No, scheggino. Ma mi segue o scappa? Ah no, sta scappando, perfetto. Dai, signor Trike, però quanto ci sta? Ce la stiamo per fare, raga. Sta per mollare, lo sento. Sento che... Oh, cazzo. Troppo vicino. Non mi piace, troppo vicino, non mi piace. Non mi piace, troppo vicino, non mi piace. No, che poi viene, va. Manco lui sa che deve fare, oh. Dai, che sta per morire, porca... E non... Forza! Oh, guarda che questo muore e mi ha fatto perdere solo tempo, No, dai, ma sta morendo, veramente? Oh, alleluia, è dovuto proprio morire praticamente per essere abbattuto. Oh, livello 60, va bene. Allora, ci mettiamo subito le bacche. Abbiamo solo qua... Ah, tra l'altro avevamo le bora, porca miseria. Però non so se effettivamente sì o no. Oh. Ah, beh, no, mi sembrano raptor. Non so se effettivamente siano efficaci le bola contro... Abbonare un arco, pacca, me la prendo. Contro il triceratopo. Quindi dicevo, ragazzi, che abbandoneremo momentaneamente la serie di Ark Live, perché non vorrei fare doppioni, perché ragazzi ogni volta ricostruire è sempre un casino, perché non possiamo addomesticare nessun dinosauro perché tanto ce li ammazzano subito. Quindi anche... organizzare una puntata in questo modo è molto difficile, molto... non so che fa, ecco, diciamo la verità. A parte fare puntate di Ark in cui ricostruiamo tutto, non c'è null'altro da fare. Quindi ragazzi, ci concentriamo su di questa, che magari uscirà più spesso rispetto a prima, ma concentriamoci solo su di questa al momento, che mi sembra già abbastanza impegnativa. Allora, mentre abbiamo il trike qua, io direi di andare a fare anche il parasauro, che tanto lo dovremmo abbattere molto velocemente. Il parasauro tra l'altro è qua, perfetto, usiamo le bola. Così, Un attimo, allora, sul 6, ottimo. Tanto questi ragazzi dovrebbero addomesticare abbastanza in fretta. Così già prendiamo due piccioni con una fava. Uno che serve... Ok, perfetto, grazie. Però mo non abbiamo... No, abbiamo... Quante? Solo due, no? Non me... No, che cazzarola me ne faccio di due? Aspetta! Andiamo alla ricerca... Ah, no, qua ci sei. Aspetta, 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 aspetta. Sì, 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 perfetto, perfetto. Poi, raga, ovviamente uccideremo tutti i dinosauri all'interno della nostra base che sono superflui. Mi dispiace, oh, però che ce devo fa? Tanto poi rispawnano. E rispawneranno probabilmente anche all'interno della base. Quindi andremo a mettere poi le torrette con ordine di sparare ai dinosauri selvatici. Perfetto, così in modo da non aver problemi. Allora, questo... beccate queste, perfetto, già al 15%. Questo non dovrebbe aver bisogno di narcopack, dovrebbe riuscire ad addomesticarsi subito. Benissimo. Ho già raccolto, raga, anche un bel po' di carne, proprio per andarmi a creare la carne marcia, per poi andare a fare i nostri bei narcotici. Già qua abbiamo il canguro pronto. Dall'altro lato, ecco qua. Oh. Ah sì, no, c'era morto. Dall'altro lato abbiamo anche un party di allosauri, proprio ce n'è un'infinità. Sono pronti altrettanto. Allora, qua andiamo da due narcotici. Spero che ci bastino, ragazzi. Spero che ci bastino, se no siamo fottuti come sempre. Benissimo. Quindi ragazzi, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questa fantastica idea, perché sto registrando un po' di seguito, perché fra... Ah, ok.
Perché fra circa due tre settimane andrò in vacanza. Quindi per non lasciare poi il canale senza video per due settimane, raga, devo purtroppo andare un po' di corsa, andare a registrare un po' di fila. Quindi scusate se avete scritto magari delle cose nel video precedente che non sto facendo adesso, le leggerò poi nell'altro ancora. Oh, bene, bene, diciamo, facciamo così. Anche perché, ragazzi, mo usciranno nuovi giochi, quindi abbiamo bisogno di un po' di spazio per le nuove serie che arriveranno. Perciò facciamo una serie di arc soltanto rispetto a due, invece. Mi sembra più democratica come cosa. Benissimo, siamo già al 37%, andiamo a vedere l'altro, che punto è. Ah, nel frattempo, raga, mentre ci siamo, andiamo a fare le selle. Allora, triceratopo, benissimo, lo andiamo a sbloccare. E il parasauro. Boh, questo ce l'avevamo sbloccato, perfetto. Allora, per il triceratopo che ci serve? Che bello! Come ho fatto? Non lo so, ho premuto a caso. Come sempre, come tutto ciò che faccio. Allora, il 7, la legna, vabbè, questa è facile, dai, solo... Dove sta? Oh, ah, eccolo qua. A che punto siamo? Ah, ovviamente scrivetemi anche i nomi, Abbiamo un parasauro maschio che già ha finito di addomesticarsi. E il triceratopo. Ecco, aspetta, no, qua annulliamo. No, però resta fermo qua. Don't move. Vado a prendere un po' di legna qua sopra. Abbiamo il parasauro maschio. E adesso andiamo a vedere il sesso del del triceratopo. Benissimo, andiamo. Oh, perfetto. Questa che è il triceratopo. Invece per... Chi è? Oh cazzo! No! No cazzo! Sei pazzo, no! No, 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 no! Porca Maria! Oddio che rischio infinito, raga! Oddio che rischio infinito! Oh no, ho detto basta, siamo morti, è finito tutto. No, già sta, ero pronto a staccare. Oddio che rischio infinito. Ma questo ci casca di sotto. Lo so, già ci va a cascare di sotto questo. Aspetta. No, noi siamo più... no, è caduto. Sì, è caduto. Sta cadendo, aspetta. Fammi buttare la pietra, la selce. Butta tutto, la legna, non me ne frega una mazza. La fibra, la stimbacca. Dobbiamo essere un po' più veloci. No, è già caduto. Porca put... Che fa? Stavo scherzando. Mo casca là. Eccola, lo sapevo io. Dov'è? È già caduto, no? Che palle, ma sempre, porca... Dov'è? Scusi, dov'è finito? Non lo vedo. Ah, ancora là. Vabbè, lei resti lì col culo là. Vabbè, mo cade, già lo so. L'unico che ci può salvare è qua il brontosauro. Eccola là. Allora, aspetta. Vieni. No, il parasauro. Dobbiamo salvare il parasauro. Vabbè, sì, sti cazzi, giusto, ce lo rifacciamo, però. No, il triceratopo di là, porca. No, ma porca puttana. No, cazzo, che macello, aspetti. Porca, dove cazzo non la va quell'altro? No, non lo inseguire. No, parasauro. Calla, lo sapevo, ma manco un minuto è durato sto stronzo. No, cazzarola. Siamo stanchi, sì, siamo stanchi. Aspetta, vieni, allosauro. Vieni di qua che c'è il come cazzo il brontosauro. Aspetta, nel frattempo mi riposo. Sì, basta riposarsi, mi sembra sufficiente, sì. Beh, bravo, vieni qua, bello. Vai, ciccio, vai, attacca quello, va. Oddio, benedetto. Dov'è? Dov'è finito? Oh, ma possibile che non c'è un episodio di Ark che possa andare come Dio comanda, voglio dire io, va. Dove cazzo l'emo? Dov'è? Ah, eccolo qua. Salve. Potrebbe seguirmi, per favore? Qua c'è un brontosauro bello pronto per lei. Vabbè, va, baffanculo, va, andiamo. Vabbè, grazie, parasauro. È stato molto bello, veramente. Mi dispiace che abbia fatto questa fine. Non volevo. Almeno... Sì, almeno questo è vivo. Ancora sopravvive. Benissimo. A che punto siamo qua? Mamma mia, raga. Un rischio così grosso non l'avevo corso mai, credo. Poi vediamo pure questo. Ok, dovrebbe bastare. Abbiamo già la sella che abbiamo fatto. Sì, ma meno male che non avevo fatto quella del... Dov'è? Quella del parasauro. L'andiamo a fare subito però adesso. Dai, ne andiamo a prendere un altro. Leviamo qua, buttiamo i cadaveri.
Mi dispiace, raga, mi dispiace veramente, non volevo. Non mi aspettavo che facesse questa brutta fine. Allora, questo è ancora qua. E qua, eccolo qua, un altro parasauro, perfetto. Mentre lui si addomestica di là, il parasauro viene di qua. Dovremmo essere abbastanza al sicuro, penso, Aspetta, prima qua uccidiamo sto stronzo perché già... No, scusi, ho sbagliato. Ok, perfetto, perché già lo vedo che mi rompe le balle. Dov'è la bola? Abbiamo le bola? Le bola le possiamo fare? No, ovviamente non ci mancherebbe altro. Sarebbe stato troppo bello. Allora, sul 7 ci manca la pietra. Effettivamente non abbiamo pietra. Mazza, ma che c'è? Parti di parasiti di allosauri c'è qua, oh. Allora, famo sta benedetta bola. Perfetto, no. Ok. Scusi, signor parasauro, se mi guarda, guardi qui. Perfetto, grazie. Andiamo di 6. Dobbiamo chiudere, raga, questa... la casa il più presto possibile, probabilmente... Ah, livello 140. Probabilmente lo farò io off camera, perché se no ci vuole troppissimissimo tempo. Quando un secondo mi sviene. Perfetto, grazie. Vabbè, andiamo di... Ma dai, come è morto? Pure il livello 140, porca miseria. Che cazzarola. Ecco, qua c'è st'altro. No, questo no, mi sembra un po' troppo rischioso. Andiamo da questa parte, ho capito. Dico io tutto sto casino per un parasauro schifoso. Qua ci manca la legna, perfetto. Aspetti, dobbiamo andare a fare un attimo, arrivo, Eccoci, allora, siamo pronti. Prontissimi. Allora, il 7 dov'è? Qua, perfetto. Aspetta, non vedo una mazza, siamo un po' contro luce. Un attimo, salve. Oh, livello 90, è già più fattibile. Mi raccomando, Non muoio, per favore, se ci riesce. Entro oggi, grazie, Avrei un po' di fretta, sa com'è. Oh, ma come ho ucciso? Ma allora che cazzo non la serve sta fionda? Ma porca... Chi è? Chi è che mi attacca? Qualcuno? Ah, vabbè, le iene, sti cazzi. Tanto, raga, c'ho il... Qua, schegge è fortissimo, Guardate. Dai, vengo, scappano, vedi come scappano le codarde. Scappi, scappi. Maledetta iena, mi avete rotto i coglioni per 7 puntate, mi avete rotto. Ecco. No, aspetta, stavo morendo. Aspetta, una piccola vendetta questa. Per voi che mi avete ucciso un milione di volte. Ho dovuto rifare tutte cose 100.000 volte per colpa... Dov'è? No, questo no, non esageriamo. Non voglio andare contro il tricerato, mi sembra molto esagerato. Vabbè, comunque, gli ho fatto capire chi comanda, questo sicuramente. Allora, no, altre iene qua, che palle. No, lasciatemi le tricerato. Mazza, no, forse sono un po' troppe però, Aspetta, siamo un po' stanchi anche. Dai, forza, come ti chiami? Manny. Dai, fai... No, scappano, scappano col... Vabbè. Allora, un parasauro posso trovarlo su tutta la mappa o no? Allora, raga, mentre noi siamo ancora alla ricerca del parasauro, qua il trike è pronto, il nostro tricerato, vediamo il sesso perlomeno per dargli poi un bel nome. Sei maschio o femmina di livello 89, una bella femmina di livello 89. Andiamo a dare la sella che l'avevamo già preparata, sì, ok, andiamo a cavalcare. No, aspetta, toglimi questo, grazie. Perfetto, il primo lo abbiamo preso. Sperando che duri. Esatto, questa è la domanda. Quanto durerà? Non si sa. Però ragazzi, questo sarà fondamentale per poi poter andare a prendere gli animali più grossi. Lui ci segue? No, perfetto, ok. Perché andremo, come detto, a prendere tutte le bacche, tutte le narcobacche, che poi andremo a fare i vari narcotici, eccetera, eccetera. Mo serve quel cazzarola di parasauro. E siamo a cavallo. Dai, cavallo, perché me lo ricordate? È morto, è morto il cavallo. Vabbè, ce l'andiamo a rifare mo.
E dove è finito qua il nostro amico? È morto? L'hanno ucciso? Ah, no, è ancora là, porca. Non so se rischiarmela. Vabbè, vabbè. Aspetta, però forse questo è un po' più lontano. Andiamo, andiamo da questo, andiamo da questo. Rischiamo. Il rischio è il nostro mestiere. Tanto qua abbiamo scheggia comunque che è vicino. Cerchiamo di non sbagliare. Ok, subito su 6. Tra l'altro si sta deteriorando di nuovo. Oh, raga, ma se questi continuano a morire. Oh, benissimo. Ah, ecco, perfetto. Non ho più manco una bacca, aspetti. No, vabbè, ci pensa Scheggia. Scheggia riesce ad uccidere benissimo l'ittiornite, o come cazzarola si chiama. Un attimo, eh. Ah, già fatto, bravo Scheggia, sei veloce, sei veloce. Allora, ecco qua le due bacche. Perfetto, prendile. Un attimo che aumento la gamma perché non sto a vedere niente. No, 45 mi pare un po' esagerato. Oh, perfetto, ragazzi. Allora, mentre lui dorme, qua andiamo a fare la sua sella. Ah, che già è pronta, perfetto, ancora meglio. Allora, mentre lui dorme, abbiamo già fatto la sella. Andiamo a fare i muri. Muro di legno, no, perché il muro di pietra? No, io voglio quello di legno. Ok, perfetto. Allora, numero 8. Ok, lui là dorme beato, ottimo. Là c'è il nostro triceratopo, perfetto. Andiamo a finire i nostri muri di legno. Intanto beviamo un po'. Attenzione qua, raga, attenzione qua. Per favore, dobbiamo stare attenti perché siamo ancora... Eccola, lo sapevo, guardala. Tra l'altro, ragazzi, prima ho visto, mentre ero off camera, che costruivo i muri. Non l'avevo mai visto, un Quetzal Tech. Oh cazzo, no, qua ci sono troppi raptor, non mi piace questa zona. Un Quetzal Tech, ragazzi, bellissimo. Ovviamente cercheremo di prenderlo una volta che arriviamo a un livello un po' più advanced, come si suol dire. Era bellissimo. Non sapevo neanche esistessero, tra l'altro, e non l'avevo mai visto. Almeno su The Island non c'erano i Quetzal Tech. Il Quetzal, per chi non lo sapesse, è una specie di pterodattilo, raga, gigantesco. Un po' lento, ma può portare il peso, può portare il mondo sulle spalle. Allora, considerate che ci si può costruire addirittura una casa di sopra. Perciò immaginate quanto sia bello grosso il Quetzal. Sarà il nostro uccello di riferimento, se così possiamo dire. E più avanti, anche se, raga, presto andremo a farci l'Argentavis, che è molto più prestante rispetto all'Optero, può portare più peso, più resistenza, raga, più attacco, insomma, è un uccellone molto molto più performante. È un po' più lento, ovviamente, rispetto all'Optero, che è più snello, però vabbè, pazienza. Perdiamo un po' di velocità, ma acquistiamo molte più caratteristiche. Oh, siamo ancora pesanti, aspetta, allora andiamo, vediamo se ci bastano, quanti ne abbiamo fatti. 10 potrebbero bastare. Non penso in realtà che bastino. Quante... Aspetta, prendiamo... Famo un altro po' di legno, dai. Tanto quello non dovrebbe avere bisogno di narcotici. Il problema, raga, è che in quella zona non ci sono tanti cespugli in realtà. Perciò anche il triceratopo mi sa che dobbiamo portarlo da questa parte. E non è proprio la cosa più semplice, giusto che è lento come lo schifo. Però vabbè, oh. Che dobbiamo fare? Ah, proprio così? Beh, così domani arriviamo. Aspetta, vediamo se c'è la pietra. La possiamo droppare, la fibra ci serve. Questa legna la droppiamo, la selce la droppiamo. Mo? Ma, un po' meglio. Oh, collega, salve! Come va? Allora, ok, là c'è sempre il triceratopo. Ecco, ci manca proprio questo pezzettino, ragazzi. Il primo strato è pronto, perlomeno il primo. Dovremmo farne almeno un altro, ripeto, per essere un po' più al sicuro. Però intanto, raga, il primo è fatto. Del resto, Roma non si costruì in un giorno, come dice. Non so chi. Ecco, appunto, ho sbagliato, porca. Guardate anche qua che slalom che abbiamo fatto per rispettare la natura. Come i puffi, ragazzi, noi rispettiamo la natura. Guardate qua, che slalom gigante.
Ecco, bravo. E mo come cazzo la passo? Di qua? Passiamo di qua. Che slalom incredibile. No, ancora ce ne mancano. Porca. Ne mancano esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7. O 6 o 7. Vabbè, le andiamo a fare. 6 o 7 le andiamo a fare e poi andiamo a chiudere. No, scusi, ho sbagliato uccello, ho sbagliato animale. Scusi, non volevo a lei. Andiamo, va. 6 o 7. Tra l'altro siamo pieni di pietre che per adesso non ci servono, anche se 10, la freccia sedativa ce la lasciamo. Perché siamo così pesanti? Non capisco. Ah, perché abbiamo la sella del parasauro, che è già 20 kg pesa. Dove sta? È pronto il mio parasauro? Credo di sì, dovrebbe essere lui. Sei tu? Parasauro? Sì, bravissimo, resta qua, non ti muovere. Ah, livello 29, avevo letto 90. Boh, vabbè. So pazzo, so pazzo. Allora, lui è una... E lui è un... Maschio, benissimo, andiamo. Facciamo questi altri 6 muri, chiudiamo la base. Dovremmo fare in realtà anche la porta del portone. Vediamo quanti materiali ci vogliono per fare il portone per dinosauri. Ma credo che sia quello in realtà imponente. Vediamo, imponente, portone per dino impone 4. Oh, guardate quante risorse che ci sono volute per fare l'ingresso, raga. 999, 450, 450, 450. Vabbè, poi me lo faccio io, raga. Troppo tempo ci vuole per raccogliere tutte queste risorse. Intanto prendiamo qua sti 4 legni. Benissimo, dai. Eri, raga, il primo passo verso Jurassic Park è stato compiuto. Credo siano sufficienti. Vabbè, comunque possiamo farne anche un altro, Non è che vanno buttati, diciamo. 4. Andiamo a distruggere anche la nostra vecchia base per riciclare un po' di risorse. Anche perché è nel mezzo proprio di questa nuova base, raga. Faremo la nostra casetta con tutti i nostri comfort. Ecco, proprio là lo faremo. Attaccato al muro, così magari siamo protetti almeno da un lato. Attaccati alla montagna, anche se abbiamo visto che ci sono predatori che cadono dall'alto. Benissimo. Sì che tanto, ragazzi, faremo un esercito. Ci faremo con un esercito. Aspetta, dobbiamo andare a posare qua. Ok, posiamo qua. Benissimo. No, aspetta, ma qua ogni volta dobbiamo fare tutto il giro. Un po' una rottura di balle. Ok. Perfetto, fatto. Addirittura ce ne avanzano anche 2. Così possiamo iniziare a creare il secondo strato. Benissimo, 1 e 1, 2. Oh, perfetto, ragazzi. Allora, questa è fatta. Andiamo a recuperare il nostro amico parasauro. Scusa, scheggia. Grazie. No, scusi, signor parasauro, lei no. Lei no, stia fermo. No, stia fermo. Un attimo, non dicevo a lei. Comportamento, ordine a fermo. Perfetto, ok. Questo lo cavalchiamo. Andiamo a recuperare il parasauro sperando sia ancora vivo, sì. Perché questi, mi muoiono con una velocità impressionante, sti parasauri, Incredibile. Dai, vieni, parasauro. E allora, ragazzi, eccola qua, la nostra piccola famiglia che inizia a prendere forma. Il nostro Jurassic Park parte da un triceratopo, un parasauro e un pteranodonte. Nel prossimo episodio andremo a vedere se riusciamo a prendere qualche carnivoro. Tra l'altro qua ne siamo pieni, quindi non dovremmo avere molta difficoltà perlomeno a trovarli. Poi nel tamarli magari qualche piccolissimo problema tecnico-tattico potremmo averlo, Però vediamo. Al momento, ragazzi, stiamo andando abbastanza bene. Abbiamo rischiato, come sempre, la vita. Magari ci prendiamo anche un bel brotto. Però prima, raga, dobbiamo iniziare a recuperare tutte le bacche, tutte le narco e farci i narcotici. Insomma, dobbiamo essere belli preparati, perché questi sono animali potenti, possenti. Serve essere organizzati. Oh, benissimo. Questo, ragazzi, lo metto qua. Mi sento un po' più al sicuro da questa parte. Nel frattempo questo ha fatto altri 13 lingotti, va bene. Porteremo tutto di là una volta che siamo pronti. E va bene, ragazzi, allora detto questo fatemi sapere. Aspetta, vado a bere prima perché stiamo a morire di sete. Un attimo, Eccoli là, guardate. E che? La festa di Allosauri, che c'è un compleanno. Che state a fare là sotto tutti quanti, oh? Ha bevuto, sì. Ok.
Vediamo un po' quanti ce n'è. Ok, ovviamente ragazzi, arrivare a domesticare questi sarà impossibile, perché sono troppi troppi tutti insieme. Cercheremo di dividerli o di ucciderne. Che, come cazzo allora li uccidiamo? Impossibile ucciderli. Non lo so, ci penseremo. Ovviamente questo è anche il bello di andare ad addomesticare animali del genere, ragazzi. Ci vuole anche la giusta strategia. Non è solo pim pim pim, spari le frecce narcotiche ed è fatta. E serve anche una giusta strategia per non morire contro questi animali. E l'abbiamo già visto contro il triceratopo, che comunque è un animale abbastanza mansueto, piuttosto lento, quindi è tra virgolette anche facile da addomesticare. Pensate contro... Che schifo, ma perché non se ne va? Pensate contro sti bestioni. Comunque studieremo la strategia, o me la studierò io e poi ve la farò vedere io, sì che sono un vero stratega. Quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Ripeto, la serie di Ark Live viene momentaneamente o permanentemente sospesa a favore appunto di più episodi di questo Ark, dove abbiamo un sacco di roba da fare, un sacco di cose. Può essere più interessante per tutti, secondo me. Quindi ragazzi, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, andate nelle mie pagine Facebook e Instagram, condividete il video, mi raccomando, è molto importante, e anche iscrivetevi al canale, è importante altrettanto, e noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video, ciao!